Parlando della Chiesa, abbiamo ricevuto più o meno 30 messaggi da parte dei fratelli che ci seguono e tutti ci hanno inviato un messaggio audio che è una profezia di una sorella colombiana, un messaggio che lei ha ricevuto da Gesù. Lo abbiamo ricevuto tante volte che abbiamo pensato, ma deve essere qualcosa di importante. E quando l'abbiamo ascoltato, sì, il Signore ci ha parlato anche a noi. Un messaggio profondo che lo abbiamo messo sulla prima pagina di Radio Blast e adesso possiamo ascoltarlo anche insieme. È un messaggio di 13 minuti. Pace a tutti, mi è arrivato un audio in portoghese di un culto in una chiesa evangelica in Brasile e ho sentito in cuore di tradurlo in italiano affinché potesse arrivare a essere ascoltati da molti altri anche in lingua italiana. Notizia sui giornali recente. Un incontro in Vaticano da un leader palestinese, un leader dei giudei, un leader ecumenico e il Papa. Questo incontro è avvenuto recentemente per discutere sulla costruzione del Tempio. Quindi questo è un allarme e lo Spirito Santo ha detto a questo pastore: avverti la Chiesa. Una sorella, una serva di Dio in Colombia, che ha 83 anni di età, cresciuta dentro la Chiesa, dentro gli insegnamenti della parola di Dio, e negli ultimi periodi la sua attenzione si è rivolta verso gli insegnamenti proprio sulla venuta di Cristo e sugli avvenimenti degli ultimi tempi. Un giorno seduta nel suo letto, e questo è successo di recente, pregava al Signore, seduta perché non riesce più a inginocchiarsi, anche perché ha 83 anni, e pregava proprio per le chiese, pregava proprio per la venuta di Cristo. E di come si sta parlando poco di questo nelle chiese, di come sembra che le chiese siano un po' addormentate su questo discorso. E lei ha avuto un'esperienza soprannaturale, dove il suo corpo è rimasto seduto, ma i suoi sensi, il suo spirito fu portato sino alle nuvole. E quando lei ha guardato giù, ha visto migliaia e migliaia di demoni. Terribile, che lei non aveva mai visto e non riusciva neanche a guardarli. Poi è stata portata più in alto e ha visto una porta aperta nelle nuvole. E lei è entrata da quella porta e quando è entrata ha visto un esercito innumerevole di angeli a destra e un esercito innumerevole di angeli a sinistra. E vedendola giù, un essere seduto in un cavallo bianco, con una corona d'oro, e nella sua coscia c'era scritto: Re dei re, Signore dei signori. E lei è stata elevata più in alto, e vede degli angeli correre di qua, correre di là, sistemando molti tavoli. E lei, volendo capire, perché non capiva quello che vedeva, e all'improvviso una mano si è poggiata nella sua spalla, e quando lei guarda è il Signore Gesù. Lei non vede la sua faccia perché risplendeva, quindi non vedeva le sembianze, ma capì che era lui dalle sue vesti, perché c'era scritto Re dei re e Signore dei signori, e c'erano i segni sul suo corpo. E gli dice: figlia mia, non temere, perché quello che vedi è da parte mia. E lei: signore, ma perché questi angeli corrono di qua, corrono di là, sono così indaffarati? E lui le ha risposto: corrono perché stanno preparando con velocità le nozze dell'agnello.
perché l'ordine di preparare le nozze è già stata data da parte del Padre mio. E lei dice: Signore, ma quei demoni che ho visto sulla terra? E lui disse: Serva mia, nella mia parola c'è scritto che negli ultimi tempi sarebbero sorti dei demoni che mai erano sorti prima, e questi demoni sono già stati liberati, sono già sulla terra. Per quello la terra è in questo stato. E lei dice: Signore, ma adesso cosa succederà? Lui dice: Quei demoni sono lì per distruggere i miei, per toglierli dalla mia presenza, per tormentarli, per disperderli, per distrarli, affinché non capiscono il momento attuale, affinché non comprendono quello che sta succedendo in questo momento sulla terra. E lei disse: Ma Signore, cosa ne sarà del tuo popolo? Questi demoni sono terribili. E il Signore la portò più in alto e gli ha fatto vedere un esercito innumerevole di angeli, non si può contare. E lui disse: Questo è il mio esercito. Però, questo esercito libererà soltanto i miei. E lei disse: Ma Signore, ma laggiù non sono tutti i tuoi? E lui gli disse: Ti voglio far vedere una cosa. E l'ha messa in una stanza da sola, tutta bianca, piena di specchi intorno a lei. E le sue vesti da vestiti normali si è trasformata in una veste bianca. Facendo vedere a lei la sua vita spirituale. E quando lei guarda, si sente felice perché vede quella veste bianca, perché veste bianca, una vita spirituale a posto. Ma poi, osservando bene nei dettagli, siccome era piena di specchi, lei vede che ci sono delle piccole macchie, piccole, ma ci sono. E lei vede anche dove sono e si mette a piangere, perché le vesti bianche, le sue vesti erano sporche, significa peccato. E lui è entrato nella stanza e gli dice: Vedi figlia mia, anche se sei nata nel Vangelo, sei cresciuta dentro la chiesa, sei al mio servizio, hai le ginocchia piene di calli di tanto metterti a pregare. Anche così ci sono delle cose in te che non mi gradiscono. È necessario che tu abbia una purificazione. Ma ho qualcosa di più forte davanti per farti vedere. E la prese per la mano e l'ha portata nella sua chiesa, nella chiesa di questa sorella. Ed era un giorno di riunione, la chiesa era piena di gente. E l'ha messa lì ad osservare e gli disse: Io osservo tutte le riunioni e ti voglio far vedere una cosa, guarda. E lei guarda, osserva e vede queste persone con le vesti bianche tutte sporche, alcune spezzate, macchiate. Nella sua chiesa non c'era una veste bianca. E le vesti più sporche erano della lideranza. E lei è entrata in panico e piangeva. E loro alzavano le mani per adorare a Dio e le mani sanguinavano. E lei all'improvviso si era allegrata un po' perché ha detto: Signore, ma le loro mani sanguinano. Sei tu, Signore, che li stai purificando? E lui le disse: No, figlia mia. Carne che sanguina è peccato fresco. Loro mi stanno adorando con la loro vita in peccato. Questa adorazione non arriva al trono della mia grazia.
e lui gli disse: ti voglio far vedere una cosa. E l'ha messa a fianco a delle persone e ha appoggiato le mani nella spalla delle persone, nella sua testa. E quando gli ha toccato il capo, il Signore ha fatto sì che i pensieri di quelle persone uscissero ad alta voce. Loro erano lì adorando il Signore con le labbra e i loro pensieri uscivano, e c'era chi pensava al fidanzato, c'era chi pensava che non vedo l'ora che finisse questa riunione per andare a vedere le mie mail, chi pensava alla casa, alle macchine, ai figli. Lei ha potuto sentire che i pensieri delle persone dentro la chiesa era rivolta alle vite loro di tutti i giorni. E il Signore: vedi, serva mia, sono dentro la chiesa, hanno le mani alzate, ma il loro cuore è nel mondo. Loro non hanno ancora compreso che il momento dell'adorarmi è il momento di adorarmi in spirito e verità, di tutto cuore. Per questo l'adorazione di questa chiesa non arriva davanti a me. Loro non sono preoccupati con il mio regno, né col mio ritorno. E la prese per mano e la portò in varie chiese dicendogli: questa qua io non sono mai venuto, questa qua io non ho dato ordine di aprirla, questa qua c'è dietro Satana. E la portò a vedere diverse chiese. E lei disse: ma Signore, ma chi si salverà? E lui: quelli che avranno, quelli che laveranno e sbiancheranno le loro vesti con il mio sangue. E lui la portava facendoli vedere una visione panoramica di tutte le chiese. E a un certo punto lei guarda e vede il Signore Gesù piangendo a dirotto, piangeva. E lei è rimasta impattata da vedere Gesù piangendo. E lei: Signore, ma tu piangi più di me? E lui disse: sì, figlia mia, perché sai cos'è la cosa peggiore di tutto questo? È che tutti loro pensano di essere salvi. E lei: ma Signore, ma qual è il proposito di questa visione che mi stai dando? E lui disse: ascolta. E lei sente ciac, 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 ciac. E il rumore aumentava sempre più. E lui: senti, serva mia. E lei: sì, è un orologio. Senti questo. All'improvviso l'orologio, ciac, si fermò. E lui: adesso. E lei: non c'è più rumore. E lui disse: va, avverti la mia terra, che il tempo è finito. Avverti la mia terra, che il tempo è finito. E giustamente questo coincide con l'incontro e con l'inizio del governo dell'Anticristo. È finito il tempo. Uno crede se vuole, tutti noi siamo liberi di credere o non credere. Il Signore, per far sì che questa serva capisse che quello che lei ha vissuto era verità da parte sua, l'ha guarita dal diabete. E noi sappiamo che nella parola di Dio i demoni che perseguitano la Chiesa, c'è dietro il dragone, cioè l'inizio del governo dell'Anticristo. Il suo governo è già iniziato. Amen, Chiesa. La pace del Signore Gesù rimanga nel cuore di tutti noi, ora e sempre. Amen. Il tempo è finito, ha detto il Signore. E questo messaggio di risveglio per tutti noi, perché quando l'ho ascoltato mi sono sentito anche io: ma questa sono io, quante volte ho pregato io con i miei pensieri in un altro posto, pensando alle mie cose e non a Gesù, quante volte ho detto ti amo Gesù, ma non con tutto il cuore, solo per abitudine. E questo è un messaggio per me. Beh, finalmente, cioè, per cambiare, un'altra voce nel deserto. Che ormai quelli che parliamo così siamo voci isolatissime nel deserto. A me praticamente mi è costato tutto di dover predicare la verità così come Dio la dà, basata sulle scritture. Mi è costato tutto.
ho perso le persone più vicine, i parenti più vicine, a tantissime chiese dove ho predicato, mi prendevano per pazzo. Sì. Nonostante, cioè, per pazzo alcuni, ma devo dire la maggioranza però accettavano. Vero o no? Sì, è vero, perché davi sempre le scritture e penso che quello è il punto forte che avevi. Attraverso le scritture accettavano. Andavo in chiese, centinaia di fratelli, anche pieni di Spirito Santo, pentecostali, chiese carismatiche, eccetera, pieni di Spirito Santo e tutto, e chiedevo: voi credete che rapimento prima o dopo la tribolazione? Tutti, prima, logico, sì, Dio sì, ci ama, Apocalisse 3.10, io ti preserverò, ok. Adesso ho detto, vi darò delle scritture, poi io non vi dirò quando è la tribolazione. Infatti il pastore mi chiedeva, tu cosa, mi controllava, tu cosa pensi? Dice, io do scritture e non lo dico quando è il rapimento. Come che dicevamo? Vi do le scritture e poi alla fine... Tu mi traducevi? Sì, vi do le scritture e poi alla fine io chiedo a voi quando sarà la tribolazione, il rapimento, e voi mi date la risposta secondo le scritture. Allora il pastore dice, beh, allora sì, io ti faccio parlare. Sì, allora sì. E allora... davo le scritture e dicevo, in base a queste scritture, quando era il rapimento? E tutti dicevano, dopo, non prima. Dopo. Okay? Tutti dicevano, dopo. E glielo provavo, glielo dimostravo in 4, 5, 6 diversi modi, e non proprio non c'era. E cioè praticamente che quelli che credono al rapimento prima tribolazione non hanno né uno straccio di scrittura, solo interpretazioni di scrittura che non parlano neanche del rapimento, va bene? E questa è la situazione che, cioè, non vogliono cambiare le dottrine di uomini. Una cosa è questa profezia ha dato, ed è rarissimo trovare queste profezie, perché oggi le profezie sono, domani incontrerai un ragazzo biondo che cerca moglie. Vedi quella donna lì, il ragazzo che ti ha chiamato, quella è la moglie per te. Queste sono profezie che certe chiese danno. Oppure profezie di Dio mi ha mostrato che ci ama. E va bene, vabbè, senz'altro è giusto, ma e poi cosa facciamo? Sì. Capisci? Profezie come profeta Geremia, Isaia, o Gesù, Matteo 24, Matteo 23. E, cioè, le profezie, che se le profezie non sono popolari, non vengono predicate, che i pastori non vogliono perdere il gregge, i soldi, la domenica mattina, la raccolta, per pagare l'edificio, ma buttalo nell'immondizia, gli edifici non ce n'erano nel Nuovo Testamento. Sì. Bene, allora, quindi Dio benedica questa sorella. Amen. E credo che questa sorella, il Signore, la porterà in cielo prima della tribolazione. E ormai c'è, cioè, 83 anni questa sorella. E sicuramente io credo che il Signore la porterà in cielo, ma quelli di noi che siamo più giovani prepariamoci ad affrontarla, va bene? Amen. Allora, una cosa che sua sorella ha detto, che le vestite più sporche erano quelle della lideranza, cioè dei leader, delle guide, dei pastori, sì, dei sacerdoti. Sì. È così la storia, infatti Gesù c'è, gli occhi del Signore, Gesù non ha mai predicato contro le prostitute, contro i pubblicani, al contrario, uno dei suoi discepoli era un pubblicano, le prostitute le ha messe davanti ai religiosi, nella priorità, nella cronologia del Regno dei Cieli, Matteo 21:31, quindi sono i leader, il problema del Regno di Dio non sono le pecore, non sono i peccatori, sono i leader che si addormentano. Guarda, dammi la scrittura sui leader delle chiese, Ezechiele 34:1-5, la profezia di Ezechiele che è attualissima per questo tempo della fine. Tutto il capitolo, leggete tutto il capitolo, io non c'ho tempo, voi fratelli annotatevelo per favore, studiate Ezechiele 34, dall'1-5. Ezechiele 34:1. I fratelli che sono parte della nostra chiesa già lo sanno questo messaggio, mi riferisco specialmente ai fratelli nuovi che ancora non ci conoscono, studiate bene Ezechiele 34. Allora, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Profetizza contro chi? Contro i pastori. Non dice contro il diavolo, contro gli atei, contro il nuovo ordine mondiale. Quelli lì non c'è bisogno di... quelli già saranno puniti nell'inferno. Ciao, sta parlando ai pastori. Vai. Profetizza e di a quei pastori. Così parla Dio il Signore. Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere? Voi mangiate il latte, vi vestite della lana,
ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge. Vedi, questa sorella riceve una profezia bellissima che va perfettamente con la profezia del tempo della fine che noi vediamo sempre. La scrittura, questa sorella non ha dato a scrittura, Dio la benedica. La scrittura adesso gliele do io, per mostrare che è una vera profetessa, per mostrare che il messaggio è basato sulla Bibbia, mostrare che è veramente dal Signore. Non ha citato la scrittura e gliele do io la scrittura. Ok, quindi Dio benedica questa sorella. Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza. Fate, come pensi che la lideranza, i leader delle chiese hanno accettato questa profezia che le vesti più sporche sono le loro? E tu sei impazzita. Infatti queste vengono sparse sotto banco, attraverso internet, e qui e là. Non sono i leader di chiesa che li sparano questa profezia, perché li mettono in cattiva luce. Ma qui il Signore, ci sono profezie, scritture, che il Signore punta il dito ai leader, a noi leader, cominciando con me. Attenzione alle nostre vesti bianche, pastori. Noi pastori, noi leader, noi insegnanti, noi che profetizziamo, noi che guidiamo, su di noi maggiore condanna. Verso 5. Esse, per mancanza di pastore, si sono disperse, sono diventate pasto di tutte le bestie dei campi, e si sono disperse. Ok, tutto il capitolo è su questo tono. Andiamo a Geremia 52:9, guarda. Cosa ci dice qua? Qui vediamo il messaggio, cioè mostra come Dio punisce il suo popolo. Perché oggi i falsi profeti dicono Dio ci ama, Dio è amore, bla bla bla. Dio è amore, Dio ci ama, ma certo, ma attenzione, Dio è amore, ma attenti, perché Dio non è fesso, non è sciocco, non ci si può beffare di Dio, Galati 6:7, quello che seminiamo mietiamo, certo che Dio è amore, ma non puoi mica approfittarti del suo amore e ribellarti contro di Lui, spezzare i comandamenti del Vangelo, ignorare i comandamenti di Gesù e poi dire sono sotto la grazia. Tu non sei sotto la grazia, ma sei sotto la disgrazia. Galati 5:4, sei caduto dalla grazia, è il momento che scegli di non ubbidire. Sì. Vai. Geremia 52:9. Allora i Caldei presero il re e lo condussero al re di Babilonia a Ribla, nel paese di Kamat. Egli pronunziò la sua sentenza contro di lui. Ok, qui questo si è l'adempimento, qui siamo in Geremia 52 capitoli, vabbè, dopo che per anni Geremia li ha avvisati, se voi non obbedite, non fate come vi dico, come il Signore vi dice, sarete distrutti. I falsi profeti tutti a dire no, Geremia è un falso profeta, noi non saremo distrutti, noi saremo rapiti prima della tribolazione, virgolette, saremo protetti da Babilonia. Geremia dice no, non sarete rapiti prima della tribolazione, virgolette, non sarete salvati da Babilonia, sarete distrutti. E lo volevano uccidere, l'hanno imprigionato, come ti permetti tu? Anche per esempio profetizzato in Geremia 26 la distruzione del Tempio. Immagina che lì veramente, veramente c'era Dio. Non è come le chiese morte cristiane di oggi, morte e stramorte, che Dio non c'è. Sono solo edifici morti e stramorti. E quando i credenti escono non c'è niente di Dio in quell'edificio lì. Quello era veramente il Tempio, lì c'era veramente Dio. Li profetizza, sarà distrutto. Infatti Babilonia lo ha distrutto. E se Dio ha distrutto il suo tempio dove veramente c'era il suo spirito di Dio, quanto più distruggerà queste chiese buone a nulla? Queste, dico, di chiese edificio. Vai avanti. Sì. E qui vediamo il giudizio di Dio contro il suo popolo. Cosa fa Dio ai suoi leader che non ubbidiscono? Questo è un esempio, ok? Andiamo. Verso 10. Il re di Babilonia fece scannare i figli di Zedechia in presenza di lui. Fece pure scannare tutti i capi di Giuda a Ribla. Poi fece cavar gli occhi a Zedechia. Il re di Babilonia lo fece incatenare con una doppia catena di bronzo e lo deportò a Babilonia e lo mise in prigione, dove rimase fino al giorno della sua morte. Questo che gli hanno cavato gli occhi a Zedechia è il re di Israele, il più grande leader di Israele, il re. Sì. E questo succederà ai leader di chiesa quando viene l'anticristo. Saranno o decapitati o torturati o uccisi, a meno che non prenderanno il marchio della bestia, cosa che molti di loro già si stanno preparando a fare.
il famoso falso profeta John MacArthur, uno dei leader della chiesa calvinista, già predica la sua chiesa ingannata, ricevete tranquillamente il marchio della bestia, vi pentite il giorno dopo. Povero pazzo e povero diavoletto, lo dico con amore, glielo dico, però un falso profeta devo assolutamente avvertire le pecorelle che vorranno ascoltare, se non vogliono ascoltare, che prendano il marchio della bestia, ma si ricordano di Apocalisse 14,9 che non è un messaggio di fratello Giuseppe, dice Dio, se ricevi il marchio vai all'inferno. Apocalisse 14,9 a 13. Va bene. Andiamo, guarda, Apocalisse 3,1. Cosa stiamo insegnando? Qual è il punto? Il punto è come Dio tratta i disubbidienti, come Dio tratta, dice, ma qual è il Vecchio Testamento? Andiamo al Nuovo Testamento, Apocalisse 3:1. 3 verso 1. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sta parlando una chiesa sotto la grazia, una chiesa che oggi si direbbe sta aspettando il rapimento prima della tribolazione. Va bene, cosa sta dicendo Gesù nel Nuovo Testamento sotto la grazia? Tu hai fama di vivere, hai fama di essere pentecostale, cattolico e battista e che altre cosa ho tralasciato, eccetera. Ma in realtà sei morto. Sta storia dell'essere nato di nuovo è una baggianata. Una baggianata. Il nascere di nuovo, chi lo sa se sei nato di nuovo, se non hai i frutti di nato. Perché scaldi una panchina e sei nato di nuovo. Tu sei nato di nuovo nella tua zucca ingannata. Perché hai fatto uno splash nell'acqua e sei nato di nuovo. Perché hai ripetuto una poesia. Tu nasci di nuovo quando c'hai i frutti. Sì, sì. Ok, andiamo, verso 2. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Cosa dice? Ma come? Ma come non siamo sotto la grazia? Una volta i protestanti mi dicono sempre, ma le opere non contano, questa è una cattolicata, sì, cattolici, noi siamo salvi per grazia. Gli ho fatto leggere una volta uno di questi, un luterano, Giacomo 2, ha detto, mostrami la tua fede senza opere, io con le opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi in Dio? Benissimo, anche i diavoli ci credono. Sì, sì. Giacomo 2, va bene, quindi le opere, certo che le opere non salvano, ma lasciami dire, se non hai opere, sicurissimo non sei salvo. Ok, no, un albero di fichi non è un albero perché c'hai fichi, ma se è un albero di fichi avrai fichi. Quindi attenzione alla gallina l'uovo così viene prima, verso 3. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Capito, quindi questi qua che predicano che il rapimento viene di sorpresa, per loro arriverà di sorpresa, ma non il rapimento, ma la batosta. Matteo 24 dice, sarà come i tempi di Noè, mangiavano, bevevano finché la fiumana li portò via tutti. La vera interpretazione di quel verso è, la chiesa addormentata, lì che mangia, beve, canta, scalda sedie, arriverà la fiumana, l'anticristo, li porterà via tutti. Mentre invece la sposa, la vera chiesa, Apocalisse 12,14, sarà nel rifugio, molti di noi moriremo come martiri, benissimo, per grazia di Dio, noi non siamo in grado, ma Dio ci darà il grado, Dio ci darà la forza, ok? E vedremo lo spettacolo del mondo dalle colline. Io da tutta la mia vita, Gesù mi ha sempre portato un passo in avanti del diavolo, un passo in avanti quando le cose si mettevano male in un posto, Gesù mi diceva spostati. Mi ricordo in Polonia, eravamo a Wrocław, vicino Auschwitz, a 20 chilometri lì, quello era Cracovia, eravamo prima, poi di là ci sono spostati Wrocław è vicino a Cracovia che è vicino a Auschwitz, c'è un po' la confusione geografica, comunque eravamo lì a pochi chilometri da Auschwitz, siamo andati a visitarlo, ed eravamo in questa città, Wrocław, che è stata allagata, e il Signore ci ha detto, aspettavamo, per 20 giorni abbiamo pregato che fermasse, il Signore ha fermato la fiumana, la nostra casa è situata sotto il livello del fiume,
il Signore ci ha detto spostatevi oggi, siamo saltati sul camper, siamo usciti dalla città, tutti i fiumi allagati, non si poteva più uscire, c'era solo un fiume con l'acqua stava straboccando in quel momento, passato per rotto della cuffia, diciamo forse 5-10 minuti prima che non si potesse più attraversarlo. E lo stesso giorno la nostra casa è stata allagata, due piani allagata. Il Signore ci ha sempre protetti, sempre guidati, ci ha sempre detto adesso è il momento di andare. Nel 2011 Gesù mi ha detto esci dall'Europa. Ok, quando sono tornato nel 1988, 88-89, Gesù mi ha detto è il momento dell'Europa dell'Est, vai. E siamo andati, Ungheria, Romania, Serbia, Polonia, siamo andati. Lì che vi ho incontrato. E sono rimasto 20 anni in Europa dell'Est, perché Gesù mi ha detto, è il momento. Adesso che l'Europa dell'Est è diventato come l'Europa dell'Ovest, altrettanto materializzati, Gesù mi ha detto, ti sposti in Sud America. E mi sono spostato, sono sempre un passo avanti del diavolo, sempre. Grazie Gesù. E qui da questa collina, da questo monte, vedremo la tribolazione come in un film. Protetti in un bosco, su un monte, vedremo quello che succederà nel mondo. Ma credi che in Sud America non ci sarà niente? Tribolazione, persecuzione? Ci sarà, ma non è che tutte le nazioni saranno uguali. Okay. Perché l'Anticristo, in Daniele 11, dal 21 al 45, mostra che lui fa 5 guerre, quindi ci sono nazioni che gli fanno la guerra. Nazioni che avranno anche loro il microchip. Però non sarà il microchip dell'Anticristo, sarà il microchip degli altri anticristi, altrettanto sbagliati da non prendere. Però lui combatte per 3 anni e mezzo contro nazioni, quindi ci sarà caos, ci saranno nazioni che potremo spostarci di nazione in nazione, sempre un passo avanti del diavolo. Quando la situazione si fa troppo asfissiante in questa nazione dove siamo adesso, in Sud America, ci sposteremo in un'altra nazione. Capito qual è il piano? Sì. Per questo che, e poi ci sposteremo in un bosco da qualche parte con le tende. Infatti questi giorni così ci stiamo procurando. Le tende. Ci stiamo procurando le tende. Che dura un po' di tempo, ma proviamo. Pregate che il Signore provveda i soldi che per le tende, che sono un po' care. E sì, quindi stiamo procurando 7-8 tende, anche 10, per fare un accampamento. Va bene, e fratelli, infatti abbiamo già consigliato a fratelli, procuratevi tende, perché la roulotte va bene, ok, però a volte devi proprio tagliare la corda completamente scappare, in mezzo ai boschi, sì. E allora se ti trovi sotto l'acqua non è stare allegri, quanto tempo può resistere sotto l'acqua? Qualche giorno, e poi ti ammali, la tosse, la febbre, i bambini, cioè, invece con delle tende sopravvivi, sì. Va bene? Amen. Ok, tende che si possono portare a mano, non più tende che siano non più pesanti di quello che una sorella può portare in una mano, quindi 5, 10, 12 kg, una cosa così. Non tende ai glue sono le migliori, che si piegano di plastica, leggerissime, non le tende con le sbarre di metallo, quelle ve le sconsiglio. Bene, qui stiamo andando su un altro soggetto. Vuoi andare avanti, Angelina? Eravamo su Apocalisse 3, verso 4, credo. Sì. Tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Ok, quindi fratelli evangelici, smettete di mandare all'inferno i cattolici perché lo sono idolatri, pregano con le statue, ma diciamo cretinate, va bene? Che io conosco, io ho predicato in tantissime chiese cattoliche, piene di statue, di tutto, cosa mi interessa delle statue? Ci sono chiese cattoliche piene di cattolici che le statue non gli interessa niente, loro amano Gesù e c'è la statua lì e gli hanno detto, hanno lavato la zucca, il cervello, che la statua deve star lì, e loro dicono ok, è così che gli hanno programmato la testa, così come il testimone di Geova che fa morire il bambino, però il sangue non glielo danno, fatelo morire, fatelo crepare, importante che non gli diamo la trasfusione di sangue, poveri ingannati. E come il giornale settimana scorsa, vedo sul giornale, c'era un uomo in un paese musulmano, dimenticato quale, che aveva una figlia, una piccola adolescente che stava annegando nel mare e bagnino si stava tuffando per salvare, ha detto no perché un uomo non può toccarla perché contamini il suo onore. Ai. E ha bloccato il bagnino finché la figlia è morta, annegata. Però è morto con onore, un uomo non l'ha toccata. Incredibile. Hai capito che razza di
Il testimone di Geova è la stessa storia. Io conosco il testimone di Geova, io li amo moltissimo, il testimone di Geova, ho fratelli che ci seguono, ho fratelli che non sono così ingannati, però loro lo fanno morire al bambino e la trasfusione non gliela danno. Io stavo morendo in un ospedale in Polonia e se non mi davano due trasfusioni di sangue io non sarei qui oggi. Due trasfusioni mi hanno dato, mi sono sentito così bene, dottore, me ne faccio un'altra. Fa, non esageriamo, giovanotto, che okay, un'altra, cosa credi che è un sandwich? Come sai la storia del sandwich? No. C'era questo camioncino che girava a raccogliere sangue, che girava per le città, raccoglieva AVIS, si chiama in Italia, okay. Fanno donatori di sangue, no? E c'era gente che faceva la fila per donare sangue. E c'era questo grosso marinaio, una piazza, un armadio di uno che ha donato sangue. E però, e dopo che donavano sangue, gli davano un sandwich, un panino abbondante. E questo ha preso il sandwich, l'ha mangiato, poi è tornato indietro e ha detto, senti, io ho ancora fame, posso dare ancora un po' di sangue? Ai ai ai. Hai capito? Ok, torniamo al punto qua. Dove eri? Verso 5? Verso 5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche. E io non lo cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Quindi sta dicendo Gesù a una chiesa, e penso che ho dimenticato una cosa prima, quindi fratelli protestanti non condannati cattolici perché ci hanno statue, perché anche nelle chiese morte ci sono quelli che, come dice verso 4, ci sono alcuni che non hanno contaminato le vesti, essi cammineranno con me in vesti bianche, sono degni. Quindi Gesù sta dicendo, in una chiesa morta come Sardi o come qualche chiesa cattolica o evangelica che tu voglia, anche se una chiesa morta è stramorta e il pastore è già nella bara spiritualmente parlando, lì anche lì ci può essere gente che cammineranno con me, dice il Signore, in vesti bianche perché sono degni, va bene? Amen. Conosciamo testimonianze di una ragazza che è stata consacrata a Satana quando è nata, e questa qui alla fine si è uscita dalla maledizione, si è salvata, adesso predica contro la stregoneria. Quindi da un albero secco, ecco che come il bastone di Aronne che era conservato nell'arca, dal bastone secco di Aronne, ecco che esce un germoglio che rappresenta, il bastone secco rappresenta noi, il nostro corpo che deve morire, il germoglio è Cristo che è risorto, capisci? Amen. Nell'arca questo è. Amen, amen. Va bene, ci siamo. Quindi anche in qualunque chiesa che apparteniamo, fratelli, qualunque chiesa, attenzione, anche se apparteniamo a una chiesa nata di nuovo e tutto, però dice io non cancellerò il tuo nome se vinci, chi vince non cancellerò il suo nome. Quindi anche se il nostro nome, il tuo nome è nel libro della vita, attenzione, è già spiegato, fratelli, è già spiegato il libro della vita, il libro dell'agnello, è un'altra storia, l'agnello non si può essere cancellati, qui sta parlando di un altro libro, il libro della vita, va bene? Anche se il nome nel libro della vita può essere cancellato. Cioè siete ancora nel Vecchio Testamento. E voi che ancora non avete dato tutto a Gesù, e dico tutto, la mente, il cuore, i desideri, le passioni, le possessioni, il tempo, il lavoro, la casa, la famiglia, se non avete dato tutto, voi siete sul libro della vita, non dell'agnello. Per entrare nel libro dell'agnello devi dare tutto al Signore. Lui ti ha dato tutto, il sangue, il calvario, vuole tutto. Se tu non hai dato, dopo che hai dato tutto, non posso più, certo, puoi ancora sbagliare, puoi ancora andare con una Batseba, certo, puoi rinnegare Gesù 3 volte, io te lo sconsiglio, però se lo fai, Gesù ti perdonerà, come ha perdonato Davide, stesso libro dell'agnello, però se stesso libro della vita, puoi essere cancellato, quindi sono due libri diversi, l'ho già spiegato, se tu c'è un link, dallo. Sì, però tu stai dicendo che uno non può essere salvato se non dà tutto a Gesù. E nel momento della salvezza devi dare tutto, poi magari vai su e giù, zig zag, eccetera, non è che devi rimanere perfetto, però nel momento della salvezza sì, devi dare tutto, come quando tu ricevi la guarigione. Se tu ricevi la guarigione per la fede di fratello Giuseppe, tu puoi essere un non credente, io ho fede per me e per te, tu non credi, bene, ti guarisco con la mia fede in Cristo. Questo mi è capitato, una donna mi ha detto, io non credo, e tu posso pregare per te? E aveva degli acciacchi lì seduto sotto un albero, ero in Perù, e mi ha detto no, non pregare per me perché io non credo, a me sicuramente Gesù non mi guarisce. E prima di lei c'erano altri 8 che erano stati guariti, eravamo
in un parco in Perù. E gli ho detto, ma non credi in Gesù? No, no, io sono atea, io non pregare per me che non guarisco. Gli ho detto, guarda, io ho fede anche per te. E dice, ok, se insisti. Ho pregato e guarito immediatamente. È guarito con la mia fede. Quindi se... Allora uno che guarisce con la mia fede, bene. Però uno che vuole guarire con la sua fede, deve avere la sua fede. Capito? Sì, sì, sì. E ha detto che nel momento della... Quando tu chiedi a Gesù di salvarti, devi essere con cuore pieno, dare tutto a Gesù. Esatto. Anche se poi magari esatto. Non sei perfetto, cadi. Ecco, è come, è esatto, nel momento, come la guarigione, in quel momento devi credere al 100% in Gesù, vivere o morire, credo in Gesù. Sì, ho capito. Anche se non guarisco, credo in Gesù, ringrazio Gesù e vieni guarito, questa è fede. A meno che non guarisci con la mia fede o tu non guarisci un altro con la tua fede, allora sì, capisci? Ma l'importante è lo che stesso, è lo stesso entrare nel libro dell'agnello, è sì, come sì, una sì. Donna... Una moglie adultera, no? Una moglie che c'ha un amante, che va al marito oggi e l'amante domani, no? Però quando si è sposata questa donna era fedele, sì. Poi è diventata infedele, una moglie o un marito, ok? Quindi però nel momento del matrimonio, sto parlando di matrimonio davanti a Dio, matrimonio vero, nel momento davanti a Dio questa donna era veramente una moglie pura, non era adultera, certo. Poi è diventata adultera. Capisci? Però nel momento che l'uomo non l'avrebbe mai sposata, se lei dice, bah, io però ti sposo, ma insomma io voglio rimanere adultera, quella non lo sposa. Certo, sì. Quindi se il tuo cuore è mezzo cuore, Gesù non ti guarisce. Se tu sei a mezzo cuore, quando dici, Gesù voglio essere nel tuo libro dell'agnello, Gesù voglio uscire dal libro della vita, voglio entrare nel libro dell'agnello, devi darti tutto a Gesù, mettere Isacco sull'altare. Devi dire, Gesù, vivo o muoio, sono per te. Ed è questo, quando succede questo, sei nato di nuovo nel libro dell'agnello. Sì, invece veramente. Il libro della vita è un'altra storia. Ha detto Gesù in Marco capitolo 10, ha detto Gesù al giovane ricco, cosa posso fare per avere vita eterna? E Gesù gli risponde, mantieni i comandamenti di Mosè e vivrai, avrai la vita. Quindi la vita eterna si può avere solo mantenendo la legge del Vecchio Testamento. Capisci? Sì. Ci siamo? Sì, sì. Ok, però verso 5, Apocalisse 3, 5, cosa dice? Dice che io non cancellerò il suo nome, il libro della vita. Ok, a chi? A chi vince? Chi vince non cancellerò il suo nome del libro della vita. Quindi è una cosa, diciamo, per opere in Cristo. Libro della vita, il famoso libro di Apocalisse 20, 11. Libro della vita, giudicate per le opere. Va bene, andiamo avanti? Sì. Allora. Amen, grazie Signore. Che il Signore ci aiuti a tutti a capire il messaggio di questa profezia della sorella colombiana e applicarla a noi. A imparare qualcosa di questo messaggio, cambiare la nostra vita. Dio benedica questa sorella, 83 anni, io, amen, amen. Io credo che il Signore tra poco la benedice e la porta in cielo. E non credo neanche che dovrà attraversare la tribolazione. Va bene, a proposito di questo, forse voglio... c'ho ancora un minuto, tu hai sì. Fatto segno che vuoi cantare. Un minuto, sì. Dunque, io volevo benedire una sorella che è andata in cielo, è morta. Corpo è morto, l'anima è andata in cielo, e la mamma di Adriana. Abbiamo ricevuto questa mattina un messaggio di Adriana e Loredana e Fabio, e sono dei fratelli dolci che, sì. che stanno arrivando in Sud America. Fra quanti giorni arriva? Cinque giorni. Fra cinque giorni arriveranno qui in Sud America. E allora io voglio dargli una scrittura a questi fratelli che possono gioire. Isaia 57:1. Adriana e Loredana e Fabio e fra i bambini tutti. C'hanno dei dolci bambini questi qui. Dolci bambini. Grazie Signore. Bellissimi. Quelli che ho visto sono bambini molto belli, molto dolci. C'hanno la, sai, una volta zucca un po' dura come tutti i bambini. Ci sono tutti passati. Però Gesù c'ha il martello dell'amore che può spiegare, può... ci siamo passati tutti. Cosa dice quella scrittura? Isaia 57:1. Il giusto muore e nessuno vi bada. Gli uomini buoni sono tolti di mezzo e nessuno considera che il giusto è tolto di mezzo per sottrarlo ai mali che sopraggiungono. Quindi io voglio un po' dare una piccola consolazione a questi fratelli. Adriana e la sua squadra in Germania che si stanno per prendere l'aereo e sarete protetti. Gesù proteggerà l'aereo, non vi preoccupate. Amen. Sicuramente.
Sicuramente, perché cosa dice Filippesi 1:6? Cosa dice Angelo? Colui che ha iniziato un buon lavoro, una buona opera in voi, lo porterà fino alla fine. La condurrà a compimento in Cristo Gesù, va bene? Quindi Adriana è venuta qui in Sud America, ha controllato la situazione, ha misurato la mia testa se è quadrata o rettangolare, è tornata in Germania e ha detto non c'è speranza, una testa oltre la possibilità di recupero. Non è vero, ha fatto i biglietti di ritorno. Quindi i biglietti di ritorno per andare dove? Per venire qua. Ah, per ritornare ha comprato qua. I biglietti. Esatto. E quindi io so che stavolta avranno successo. Perché tutti i sbagli che poteva fare li ha fatti nel primo viaggio. Io so perché ci sono passato anch'io negli sbagli, per cui tranquilla Adriana, che siamo tutte zucche dure. Sai, la Chiesa di Gesù è la Chiesa delle zucche dure. Va bene, però, quindi adesso so che andrà bene. E Fabio, grazie, il marito di Loredana, è un ottimo cuoco, ho sentito, sì. Vuole aprire una rosticceria, no? Qualcosa di genere, ecco. Non lo so esattamente. Qui le tasse sono molto, c'è 20% di tasse qui. È normale. Ma qui è normale, in Italia ti succhiano il sangue e poi si scusano che ti hanno lasciato 10 grammi e ti tolgono anche quello. Guarda, e allora voglio dire con la scrittura, il giusto viene tolto per salvarlo dai mali a venire. Io mi sembra di capire che tua madre era cristiana. Non so se era cattolica o evangelica, però ho capito che crede in Gesù Cristo. Sì, era credente. E al Signore non gli interessa di quale catapecchia vai a pregare, ma se crede in Gesù Cristo, no. Quindi tua mamma sta bene. Ok, e tutti noi fratelli che abbiamo genitori anziani, cioè si è fatta la volontà del Signore. No? Non accanitevi a tenerli qui, quando arrivano a certe età. Lasciatele nelle mani di Dio, se deve rimanere qui, se il Signore vuole portarli in cielo. Io questa medicina moderna che mettono tubi di qui, tubi di là, macchinari e che li fanno vivere fino a 99 anni, io non sono d'accordo. Uh-huh. Io non voglio, io se sto morendo all'ospedale, prego che non muoia e non vada fino all'ospedale, prego di morire sul campo di battaglia, in un bosco, in una montagna. Spendere soldi per un funerale, ma che cretinaggine è questa? Ma per favore, proibito fare un funerale per me, proibito assolutamente. Copritemi di sassi, portatemi in una grotta oppure fate un buco con dei sassi sopra e lasciatemi lì, dalla carcassa non vale niente. Amen. Sì, è vero. Sì. Cosa mi interessa dei fiorellini del prete che devo pagargli la chiesa? C'è gente che oggi si rifiuta di morire perché costa troppo il funerale, capito? Non vogliono essere di peso agli eredi. Quindi Dio benedica tua mamma, Adriana, e tutti, amen, i fratelli intorno, amen, a te, amen, e amen, dal cielo adesso lei, grazie, sa come, Signore, stanno le cose e sa cosa sta facendo tua mamma, Adriana. In questo momento tua mamma, io lo so, sta pregando per voi perché vede che viene l'Anticristo, il marchio della bestia, e sta pregando che vi sbrigate a salire sul monte dove sarete al sicuro, ok? E voi e gli altri fratelli da tutte le parti, salite sul monte, salite, grazie, dove, Signore, il vento più freddo, il vento più forte, c'è più intemperia, difficoltà, però sarete al sicuro dal diavolo, dal marchio della bestia. Angela. Amen. Vi vogliamo bene, sorelle. Fra poco vi abbracciamo. Dio vi benedica. Amen. Amen. Ascoltiamo la canzone Popolo mio. Popolo mio, ascolta quel che devo dirti, se puoi darmi un minuto per poter parlarti. Da te non voglio niente, solamente ascolta, perdona se in questo momento ti interrompo. 2000 anni fa io fui crocifisso, il mio corpo fu coperto del tuo peccato, mi presi le tue colpe sopra il mio costato.
per darti la vita eterna come un regalo. Mi sorgono domande, perché non mi ascolti, perché non mi guardi, perché non mi parli. L'ipocrisia ha ceccato la tua mente e dici che mi ami. E ti senti giusto nel tuo ragionare, hai scambiato la mia gloria per tuoi sentimenti. A volte nella notte vengo e ti sveglio, ma non ti importa ormai parlarmi un momento. E passi tutto il giorno per le cose vane, alla televisione, la moda e alla fama. Hai perso la santità che in te brillava, ne sai più del mondo che della mia parola. Io voglio usarti per mostrare la mia gloria, riempirti di unzione, far traboccare la tua coppa. Che il mondo potesse ascoltar quando parlo, perché il tempo svanisce, si svanisce. Ricordi quando non stavi più tra le mie braccia, piangevi con un bimbo affamato e stanco, in una camera vuota io e te contavamo le lacrime che cadevano dal nostro viso. Ti diedi una nuova vita e apri una nuova porta, entrando nel tuo cuore togliendo la tristezza. Oggi dici che di me non hai bisogno, nonostante senti un grande vuoto dentro. Non puoi negarlo, stetti sempre con te. Pensa bene a quel che oggi io ti dico, perché non saprai quando sarà troppo tardi. Non potrai più incontrarmi quando non smetterai di piangere per me, quando ricorderai momenti accanto a me. Quando non smetterai di piangere per me, quando ricorderai.